meritate proprio un premio, bravissimi! Avete trovato una bella notizia. Grazie Grisone, grazie Dori. Benvenuti il telegiornale degli animali. In questo appuntamento, grazie Grisone, magari adesso ci possiamo vedere un po' più tardi, in questo appuntamento soprattutto buone notizie. È una redazione giustamente esuberante. Scusate, in questo appuntamento soprattutto buone notizie. Ed ecco quella che vorrei leggervi per prima, addirittura sulla prima pagina di Repubblica, recentissima. La rivincita di cani e gatti, ristoranti non più proibiti. Ecco, si parla naturalmente dell'accesso, libero accesso dei cani nei locali pubblici, in particolare nei ristoranti. Devo dire che c'è una certa confusione sulla normativa, perché per quanto ricordi c'è ancora in vigore il regolamento di polizia veterinaria del 1954 che permette questa entrata ai nostri cani. Però è anche vero che spesso, anche se non c'è un cartello fuori che in modo più o meno garbato dica io non posso entrare, cioè loro, i cani non possono entrare, noi siamo colti da una sorta di preoccupazione, di remora, di ansia e quindi rinunciamo. E questo non è assolutamente giusto. E quindi anche se c'è una normativa, diciamo così, liberale, certo a condizione che il cane, il padrone, il tutore si comportino come si deve, purtroppo molti di noi al ristorante col cane non ci vanno proprio. E parecchi comuni hanno dei regolamenti e questo a cui si riferisce l'articolo in questione è recentissimo del comune di Torino. Città a misura di Fido, da oggi porte aperte in uffici, negozi ed autobus. Torino, dice il giornale La Prepista. In verità ci sono già altri comuni che hanno particolare attenzione per i nostri amici e conviventi. Però ci sono dei punti in questo regolamento veramente interessanti, Dori, sai, in quello torinese. Il nuovo regolamento prevede che i cani possano salire oltre che su bus e tram anche su metropolitana, eccetera, ma sottolinea cancelli aperti nelle case di riposo. Sapete, questo è un vero problema sociale, un problema affettivo che è una sofferenza per molti anziani quando entrano nelle case di riposo. Agli anziani non sarà più negata la possibilità di tenere Fido nella propria stanza, sfruttando anche gli spazi comuni come i giardini. Così si tutela il diritto della persona di una certa età e il diritto dei cani a non separarsi, dice il responsabile del settore tutela animale del Comune di Torino. Per entrambi questa separazione costituisce uno shock. Periodicamente dobbiamo intervenire per ritirare animali che finiscono in canile, perché gli anziani non li possono portare con sé. Ecco perché oggi, con questo, sull'onda di questo nuovo regolamento torinese che è così positivo, noi già ci siamo preparati per andare insieme al ristorante con tanto di giro di perle, nonostante sia mattina. Ma questa settimana vorrei anche darvi qualche altra buona notizia. Voliamo alto, appunto parliamo di animali selvatici, di uccelli selvatici, perché il governo ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale quelle brutte leggi regionali della Toscana, della Lombardia e della Liguria e che costituiscono violazione della legge nazionale sulla tutela della fauna e la regolamentazione della caccia. E vi ricordo che queste due leggi di Lombardia e Toscana riguardavano i richiami vivi, quella vergogna che noi vorremmo abolire, la cattura di uccelli selvatici liberi e da detenere in gabbietta perché possano fare il richiamo nell'esercizio della caccia. Però questa settimana, a dire la verità, non posso tacere che ci sono un paio di notizie, un paio di cose fastidiose. Avete presente quando gli umani cercano dei capri espiatori? Avete presente la terribile, ripetuta alluvione in Veneto?
e sofferenze per tantissime persone e lutti, danni enormi, e naturalmente questa alluvione ha colpito anche gli animali selvatici. Allora guardate cosa abbiamo trovato sul Corriere della Sera, un articolo grande che dice: alluvione del Veneto, gli argini erosi dalle volpi, piano per abbatterle. Ci mancava anche questa. La volpe è uno degli animali più perseguitati, ne abbiamo parlato qualche volta qui nel telegiornale degli animali. Bene, nell'ambito di questa ricognizione del territorio sulle alluvioni è venuto fuori che le volpi scavano a volte le tane a distanza ravvicinata agli argini, dice il testo dell'articolo. È un problema al momento circoscritto, perché già sono state accusate di queste tane, di scavare queste tane le nutrie, forse anche i tassi, che sono anche protetti, eccetera, eccetera, e quindi danneggerebbero gli argini. E il rischio volpi si è evidenziato in questi giorni, dice la responsabile della provincia di Padova, quando gli uomini del genio civile, dopo l'alluvione, si sono accorti della presenza di tracce riconducibili alle tane di questi animali selvatici, eccetera, eccetera. Vuoi vedere che gli umani hanno trovato il colpevole di tutta l'alluvione del Veneto? Io trovo veramente questa notizia assurda, assurda, perché non ci sappiamo più prendere cura del territorio, è questo che vorremmo dire a tutti gli amministratori locali, altro che pensare a campagne per ammazzare queste disgraziate volpi già perseguitate in tutti i modi. E devo dire, non mi è neanche piaciuto, tantomeno alla nostra redazione, quello che è apparso in questi giorni sui rifiuti a Napoli, vale a dire dei titoli un po' preoccupanti in cui si diceva a Napoli emergenza rifiuti e allarme cani, randagi, insetti, eccetera. Anche lì non diamo la colpa agli animali, per cortesia. Quello dei rifiuti, quello delle alluvioni sono enormi responsabilità di noi umani, non ce lo dovrebbero ma non dovremmo mai scordarci di questo. E quindi la scienza ce lo ricorda anche il buonsenso. E adesso scusate, però Dori, Grisone, venite che vi devo pettinare, perché oggi si va tutti quanti al ristorante.